Cinque giovani imprenditori provenienti da tutta Italia si sono incontrati ieri sera nel chiostro della Casa del Popolo di Via Castellani per raccontare le loro imprese, il lavoro di tutti i giorni, capace di offrire servizi all'avanguardia e creare posti di lavoro. Il tutto raccontato attraverso le domande e i commenti sferzanti e divertenti di Jenny Gnocchi durante uno degli appuntamenti più importanti della Festa della Cooperazione Faentina 2016. Ho parecchie domande perché tra l'altro sono imprenditori di rami completamente differenti l'uno dall'altro, ma io sono venuto qui soprattutto per imparare, perché ho una concezione del lavoro molto vecchia e molto frusta, quindi sono venuto qui perché può darsi che venga anche una buona idea per il mio lavoro. La mia impresa in realtà, a differenza delle altre, è un'impresa in realtà storica, perché esiste da 40 anni, è nata nel 1977, quindi la nostra non è un'innovazione di prodotto o di processo, la mia è una cooperativa sociale che si chiama Aldia, e siamo di Pavia, e noi ci riteniamo innovativi perché abbiamo cambiato completamente il modello organizzativo gestionale classico, cercando di adeguarlo a modelli più attuali, tant'è che io in realtà non arrivo dal mondo del sociale ma sono un ingegnere gestionale e quindi ho tentato di applicare modelli magari più classici della manualistica economica attuale ad un modello cooperativo che era rimasto un po' indietro nel tempo. I vantaggi quali sono stati? In 5 anni abbiamo quintuplicato il nostro fatturato, siamo passati da 2 milioni a 10 milioni di euro e da 100 soci a 500. Siamo innovativi perché dal 2004 cerchiamo di fare con ricerca e innovazione impresa e cerchiamo di farla in un'ottica di sostenibilità sia ambientale che economica, che anche quindi anche per il bene comune. Ci occupiamo di energie rinnovabili applicate sia al settore industriale che al settore edile e in particolar modo di biogas, biochar e di energia applicata, energie rinnovabili applicate al settore civile, quindi fonti rinnovabili e risparmio energetico. Come è cambiato il vostro mercato in questi 12 anni? Il nostro è cambiato tantissimo, così come è cambiato il mondo rispetto a quello che abbiamo studiato all'università, che ci doveva aspettare in teoria fuori da questo. È cambiato molto, ci siamo dovuti reinventare tante volte e ci siamo dovuti adattare a qualcosa che è talmente veloce che anche fare dei programmi a base biannuale così è quasi impossibile. Devi essere pronto, smart, un termine un po' anche abusato, e soprattutto devi essere in grado di metterti costantemente in gioco. La crisi è finita, semplicemente sono cambiate le regole del gioco. Il modello cooperativo direi che è quello che a me hanno detto di dire che è quello che va meglio di tutti, è l'unico che funziona. Dopo la presentazione della stampante 3D, a che punto siamo oggi con il progetto WASP? Ci siamo visti a fine dell'anno scorso, in cui abbiamo presentato la stampante di 12 metri e la possibilità quindi di realizzare grandi strutture. In questi ultimi mesi abbiamo impostato il lavoro un secondo passo, cioè quello di riuscire ad allestire un'area nella quale iniziare quindi a dimostrare come tutto sia possibile, passando sì dall'abitazione ma anche passando dalle serre idroponiche, serre verticali, coltivazioni verticali, e anche alla possibilità di stampare altri oggetti con stampanti intermedie che permettono di stampare anche gli oggetti di arredamento, le sedie, i tavoli e tantissimi altri oggetti che in un villaggio ecosostenibile del futuro sicuramente sono importanti. Il concetto fondamentale è quello dell'autoproduzione, quindi la possibilità per chiunque, con strumenti che cominciano ad avere dei costi sempre più bassi, la possibilità di costruirsi gli oggetti che servono alla sua attività, alla sua impresa, al suo voler far star bene le persone che stanno attorno a lui. Punto Doc è una cooperativa che dal 2010 progetta e realizza spazi e processi collaborativi. Questo 6 anni fa era innovativissimo perché colmavamo un buco, una lacuna all'interno delle organizzazioni, sia pubbliche sia private, per progettare con le persone e quindi non c'era nulla di solidaristico, di fatto per qualcun altro, ma c'era appunto la volontà di lavorare con i soggetti, con i portatori di interessi, con le comunità, con il proprio territorio. E quindi la mia è una realtà che si è sempre spostata, siamo molto nomadi, siamo in pochi ma cerchiamo di coprire tutta Italia. E vediamo che appunto nella realtà dei fatti noto la caratteristica dell'innovazione, perché
perché ci muoviamo in dei luoghi dove lavorare con la collaborazione, abilitare, creare e allestire spazi collaborativi era una cosa che lontanamente si era pensata. Ecco, dal momento del lancio, diciamo, della vostra impresa ad oggi è cambiato qualcosa? La gente inizia a fare un attimo l'abitudine a che cosa vuol dire questo nuovo modo di lavorare? È cambiato tantissimo, non se ne parlava, invece negli ultimi anni vedi la sharing economy, vedi anche la cooperazione che si sta rinnovando molto come movimento, e forse anche questa unione, il fatto di dare spazio ai giovani si sta ampliando sempre di più. Noi, mi ricordo, all'inizio ci eravamo resi conto che la consulenza non bastava, era troppo limitata come impatto, e quindi ci siamo messi a scrivere, abbiamo fatto un blog, abbiamo scritto tantissimo, prodotto tanti contenuti, sia video che immagini, proprio per portare le persone a questo tipo di consapevolezza. Sta sempre disponibile l'iniziativa Fine Team? Sì, beh, è chiaro che ormai io sto qui e quindi sono ben contento. Per dire, oggi nel pomeriggio ho visto anche Sintoni di Accademia Perduta, per cui se c'è la possibilità anche di fare qualcosa anche dal punto di vista del mio lavoro, a me fa solo che piacere. Federico Lega per Faenza Web TV.